eccomi qui, lo scettico blu. Perché lo scettico è blu? Perché il mondo lo ha reso glaciale. E allora sorge anche spontanea un'altra domanda. Che vuol di scettico? Vuol di che a uno non gliene frega più niente di niente, perché tanto le cose finiscono tutte alla stessa maniera. Io sono uno privo di tutti i principi etici. Etici. C'era un amico che si chiamava Etici, de cognome. Che fine avrà fatto? Boh. Dice, ma tu da quando sei scettico? Da ieri? Dall'altro ieri? Ma no, io sono nato scettico. Mi ricordo perfettamente che quando da poppante stavo attaccato alle poppe di mia madre, alla terza poppata di latte pensavo, qui il caffè non arriva più. A scuola poi mi rifiutavo di fare le aste, perché dicevo tanto, se le aggiudicano sempre i soliti raccomandati, le aste, gli appalti, le commesse. A proposito delle commesse, un giorno una commessa mi disse, mi ami? E risposi, ma non si dice mi ami, si dice Miami. A me le donne mi svengono tutti i piedi, perché io non c'ho due piedi, c'ho una formaggera. Cosa mi importa se il mondo mi rese glaciale? Se di ogni cosa nel fondo non vedo che il mal. Quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, senza lusinghe pel mondo ramingo io, e me ne rido beffando il destino così. Ma come si dice a Roma, a me la vita ma rimbalza. Il matrimonio, per esempio. A me il matrimonio me fa orrore, con una R sola, che vuoi sprecare due R per un matrimonio. E poi non ho mai capito la differenza che passa tra il matrimonio e l'ergastolo. A me ma rimbalzano tante cose. Gli astrofisici, per esempio, vengono a dire a me, scettico, che tra diversi decenni fotograferanno un buco nero a decine di milioni di distanze di anni luce dalla Terra. Ma con tutti i buchi neri che ci stanno in Italia, nei conti dello Stato, delle amministrazioni, nelle strade di Roma, quelli sono da fotografare, altro che i buchi neri nel cosmo. Allo scettico. A me ma rimbalza la politica, la storia. Gabriele D'Annunzio andava a, dove andava Gabriele D'Annunzio? Andava a Forlimpopoli? Andava a Stradella? Non lo sapete, non studiate la storia. Gabriele D'Annunzio andava a Fiume. Alcuni dissero a Mussolini, e tu non ci vai? Certo che ci vado, rispose Mussolini. E allora, quando ci vai? A Fiume. Butteteci! La famosa diva del muto, Francesca Ferdini, aveva sposato Cartier, grande orologiaio svizzero, il quale in occasione del matrimonio le aveva regalato un orologio di platino e diamanti.
Grazie, disse lei. E lui, sì, ma attenta che se non righi diritto, prima te tolgo l'orologio e poi te do la sveglia. Lo scettico è un uomo di mondo. E per essere uomini di mondo bisogna aver fatto il militare a Cuneo. Come dirà un giorno Totò, io sono un uomo di mondo. Ho fatto 3 anni di militare a Cuneo, mi basti questo. Ecco, nella caserma di Cuneo, guerra 15-18, c'era un commilitone che si chiamava Burro, un nome che è tutto un programma. Era l'attendente di camera del colonnello. Un giorno il colonnello, tornando da una rivista alle truppe, assetato, impolverato, chiese di Burro. Burro non c'è, signor colonnello. Come non c'è? Questa mattina non ha risposto all'appello, signor colonnello. Allora sarà un disertore. Cercatelo. E io, che a 20 anni ero già scettico navigato, gli dissi, ma signor colonnello, col caldo che fa, anche il burro si squaglia. Cosa mi importa se il mondo spezzò l'illusione? Io guardo e sogghigno, giocondo, lo scettico sono. Ma non mi faccio ingannare, ho compreso la vita. Senza lusinghe pel mondo ramingo io vo. E me ne rido beffando il destino così.